Benvenuti nell'era del debito. Tu non prendi soldi da nessuno. Va bene. Ah, nemmeno da me. Capito? Sono pieno di debiti. Negli ultimi 15 anni il debito è passato dal rappresentare il 278% del PIL globale nel 2007 a poco meno del 350% oggi. E il tutto mentre il PIL globale, dai 58 mila miliardi del 2007, superava nel 2022 quota 100 mila miliardi. E ad essersi indebitati non sono solo i governi. Anche le famiglie e anche le imprese non fanno altro che indebitarsi sempre di più. Una specie di gigantesco schema Ponzi attraverso il quale si cerca di rimandare a oltranza la resa dei conti di un'economia globale resa completamente insostenibile dalla finanziarizzazione, dove i lavoratori per consumare sono costretti a indebitarsi sempre di più e idem con patate pure le aziende, col solo scopo di mantenere alti i dividendi e continuare a riempire le tasche degli azionisti, che stringi alla fine sono sempre i soliti, una manciata di fondi di gestione speculativi che ormai da soli si spartiscono la maggioranza delle azioni di tutte le principali corporation globali. Ma ad essere letteralmente esploso appunto è il debito degli stati, che di per sé, in un mondo minimamente equo e democratico, non sarebbe un gran problema. Il debito pubblico, infatti, può servire per finanziare l'istruzione, la sanità, le infrastrutture, la politica industriale, insomma, l'economia reale, che così può diventare enormemente più produttiva e il problema del debito, come per incanto, non esisterebbe più. Il sistema sarebbe sostenibile e il benessere crescerebbe. Ma magari! Purtroppo però il mondo dove viviamo è tutto tranne che equo e democratico e quel debito, almeno per qualcuno, si trasforma in una vera spada di Damocle a disposizione delle oligarchie finanziarie. Decubitus, trumbulus, scambiti. Excalibur, imbecille! Per ultimare il processo di saccheggio e predazione dei paesi relativamente più deboli. Secondo le Nazioni Unite, il debito pubblico globale dal 2000 ad oggi è aumentato di oltre 5 volte e a fare la parte del leone sono proprio i paesi in via di sviluppo, dove è aumentato al doppio della velocità rispetto ai paesi sviluppati e che ora sono sull'orlo di un collasso di proporzioni bibliche. L'inizio della fine è arrivato con la crisi pandemica. La recessione globale ha fatto crollare il mercato delle materie prime, che spesso rappresentano l'unica entrata per i paesi più deboli, mentre nel frattempo la spesa sanitaria esplodeva, grazie anche ai prezzi da rapina imposti dai giganti di Big Pharma per i vaccini. Ma era solo l'inizio. Dopo il danno della crescita esponenziale del debito durante la crisi pandemica, infatti, ecco che arriva la beffa, due volte. Quella che abbiamo definito la guerra mondiale a pezzi ha scatenato infatti una corsa al rialzo dei tassi di interesse, che ora viene amplificata di nuovo dal Medio Oriente che torna ad incendiarsi. Risultato? Pagare gli interessi su quel debito per una quantità enorme di paesi è diventato semplicemente impossibile. Le oligarchie finanziarie si strofinano le mani, pronte a imporre ai paesi a rischio default un'altra dose da cavallo della solita vecchia ricetta neoliberista a suon di liberalizzazioni e privatizzazioni che devasterà definitivamente le loro economie ma riempirà oltre misura le tasche dell'1%. È un film che abbiamo già visto e che oggi come allora ci pone di fronte allo stesso bivio. Cancellazione del debito o barbarie. Ma a questo giro, a ben vedere, c'è anche una grossa novità. Negli ultimi 30 anni, infatti, un pezzo importante di quel mondo di sotto, che abbiamo sempre visto esclusivamente come terra di predazione, si è organizzato e oggi potrebbe avere spalle abbastanza larghe per offrire ai paesi in via di sviluppo una via di fuga dalla trappola del debito. Riuscirà l'insostenibile avidità di un manipolo di oligarchi a dare finalmente il coraggio ai paesi del sud del mondo di staccare definitivamente il cordone ombelicale del neocolonialismo e contribuire concretamente a creare un nuovo ordine multipolare?
quando vai se il dollarone non ce l'hai? Questa, in soldoni, la prima regola del commercio internazionale nell'era della dittatura globale del dollaro. Il grosso delle merci scambiate a livello globale è denominato in dollari e in particolare sono denominate in dollari quelle materie prime senza le quali anche tutto il resto non potrebbe esistere, a partire dal petrolio. Quindi, a meno che tu non sia un'autarchia perfetta, che non esiste, per tutto quello che non riesci a produrti da solo e devi importare da fuori, ti servono dollari. Ho bisogno dei soldi. Anch'io se ne ho bisogno, sì. E tanti. Ma come fai a ottenerli? La strada maestra, ovviamente, è vendere beni e servizi in giro per il mondo e farteli pagare appunto in dollari. Una gran fregatura per quei pochi paesi come la Cina, che sono stati in grado di trasformarsi da paesi arretrati in potenze industriali, infatti, significa che accumuli un sacco di dollari che alla fine non sai come usare, perché esporti più di quanto importi e quindi hai sempre più dollari di quelli che ti servono per comprare il necessario. La fregatura è che con questa montagna di dollari che ti ritrovi, alla fine non puoi far altro che comprarci asset finanziari denominati in dollari. E siccome la patria del libero mercato non ti permetterà mai di comprarti le sue principali aziende, alla fine l'unico prodotto disponibile in quantità sufficiente per assorbire tutti i tuoi dollari sono solo i titoli del debito statunitense. In soldoni, te lavori e loro incassano. Ma c'è chi è messo anche peggio, e cioè tutti quei paesi che il salto che ha fatto la Cina non sono stati in grado di farlo e sono ancora avvolti dalla morsa del sottosviluppo, dove sono stati costretti da secoli di colonialismo prima e neocolonialismo poi. Questi paesi di beni e servizi da esportare ce ne hanno pochini, giusto qualche materia prima. Per il resto devono importare tutto e quindi hanno sempre meno dollari del necessario. E sono costretti a chiederli in prestito. Prima di tutto provano a chiederli in prestito ai privati, che però si fanno pagare cari. E più ne hai bisogno, più si fanno pagare. E più interessi paghi, meno soldi hai da investire. E quindi ti impoverisci sempre di più e gli interessi che devi offrire per ottenere nuovi prestiti sono sempre più alti. Ecco allora che entrano in gioco le istituzioni finanziarie multilaterali, che sono sostanzialmente due, la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. Sulla carta, un'ancora di salvezza. Per statuto, infatti, dovrebbero servire a fornire valuta pregiata, e cioè fondamentalmente dollari, a chi è in difficoltà, in modo da permettergli di sviluppare la sua economia, industrializzarsi e quindi aumentare la quota di beni e servizi che è in grado di esportare, e attraverso la quale finalmente incasserà tutti i dollari che gli servono. Purtroppo però in realtà hanno fatto esattamente il contrario. Il punto è che, come ogni creditore, Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale, i quattrini non te li prestano sulla fiducia. Vogliono in cambio delle garanzie. E fino a qui sarebbe pacifico. La faccenda però diventa distopica quando comincia a entrare nel dettaglio del tipo specifico di garanzie che ti chiedono. Perché invece di chiederti qualche bene come collaterale, come garanzie, ti chiedono di decidere al posto tuo la tua intera politica economica. Programmi di aggiustamento strutturale, li chiamano. In soldoni significano tre cose: tagli alla spesa pubblica, deregolamentazioni e privatizzazioni. La triplice alleanza della controrivoluzione neoliberista. Il mondo ha immagine e somiglianza degli interessi delle oligarchie finanziarie, che ovviamente per tutti gli altri molto semplicemente non funziona. In prima battuta, perché i tagli alla spesa pubblica ovviamente non sono una cosa astratta, ma sono servizi essenziali forniti dallo Stato e senza i quali soprattutto la parte di popolazione più fragile spesso e volentieri proprio non riesce a sopravvivere. Ma questa versione edulcorata di un vero e proprio crimine contro i diritti fondamentali dell'uomo è soltanto l'antipasto, perché quella ricetta, dal punto di vista economico, proprio non funziona. Non so se qualcuno in buona fede qualche decennio fa si fosse convinto potesse funzionare. Quello che so è che oggi abbiamo la prova che era una leggenda metropolitana.
Per crescere, infatti, c'è una precondizione molto semplice, e cioè che quella che Keynes chiamava domanda aggregata, e cioè i soldi che tutti, dai consumatori alla macchina pubblica alle aziende, spendono, deve aumentare. I programmi di aggiustamento strutturale impongono esattamente il contrario, e loro no, non lo fanno in buona fede. A noi magari ci spacciano la leggenda metropolitana, ma loro qual è l'obiettivo reale lo sanno benissimo. Nell'immediato, far fare affari d'oro alle oligarchie finanziarie che si comprano i gioielli di famiglia dei paesi indebitati a prezzi di saldo. Nel lungo periodo, poi, trasformare questi paesi in colonie, strutturalmente incapaci di esercitare una qualsiasi forma di sovranità. La mancata crescita causata dalla politica economica imposta da Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale, infatti, non fa altro che costringere i paesi interessati a chiedere sempre nuovi prestiti, che per essere concessi richiedono riforme sempre più feroci, che indeboliscono ancora di più l'economia e che costringono a chiedere altri prestiti. E così via, all'infinito. Che i programmi di aggiustamento strutturale siano in fondo nient'altro che un sofisticato meccanismo di rapina architettato dal nord globale a guida USA a spese del resto del mondo è ormai cosa nota e risaputa, eppure ammessa tra le righe dal Fondo Monetario Internazionale stesso. Aggiustamenti strutturali? Si chiedeva retoricamente Christine Lagarde nel 2014, al terzo anno del suo mandato da direttrice del fondo. È roba precedente al mio mandato, affermava, e non ho idea in cosa consista. Come si dice, ti pisciano addosso e ti dicono che piove. Ovviamente il Fondo Monetario non ha mai cambiato nemmeno di una virgola il suo operato, come dimostra plasticamente un importante studio scritto a quattro mani dalla direttrice del Global Social Justice Program della Columbia University di New York, Isabel Ortiz, e da Matthew Cummings, economista in forza al Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite prima e direttamente alla Banca Mondiale poi. Tre anni fa si sono presi la briga di ripassare al setaccio tutti i 779 rapporti del Fondo Monetario Internazionale risalenti al periodo 2010-2019 e, come voleva si dimostrare, hanno ritrovato i soliti vecchi ingredienti. 1. Riduzione del monte salari, sia sotto forma di tagli agli stipendi che sotto forma di licenziamenti di massa di dipendenti pubblici. 2. Riduzione delle sovvenzioni per beni energetici e alimentari di base. 3. Tagli drastici alle pensioni. 4. Riforme feroci del mercato del lavoro, dall'abolizione dell'adeguamento dei salari all'inflazione all'introduzione di riforme sempre più estreme di precariato di ogni genere. 5. Tagli drastici alla spesa sanitaria pubblica e introduzione di forme di sanità privata. 6. Aumento delle tasse su beni e servizi essenziali. 7. Ovviamente privatizzazioni. Manco con l'esplosione del debito avvenuta in piena pandemia il Fondo Monetario si è lasciato minimamente intenerire. Secondo uno studio di Oxfam, l'85% dei prestiti concessi a partire dal settembre 2020 impone ancora una bella overdose di misure, lacrime e sangue. Ma le misure imposte dal Fondo Monetario, che più platealmente rappresentano una versione educata e politically correct di crimini contro l'umanità, sono senz'altro quelle che hanno a che vedere con la sicurezza alimentare. In nome del libero commercio, che ovviamente deve valere solo per i paesi poveri e che gli USA possono contravvenire quando e come più gli piace, imponendo tutti i dazi che vogliono senza mai pagare pegno, a tutto il sud globale è stato imposto di abbattere le tariffe che proteggevano gli agricoltori locali dall'invasione di beni alimentari essenziali a basso costo provenienti dall'estero. È quello che è avvenuto di nuovo recentemente, ad esempio, nelle Filippine, dove un prestito da 400 milioni di dollari è stato autorizzato soltanto dopo che il paese ha accettato di eliminare le quote sull'importazione del riso. Eliminate le quote, gli agricoltori locali ovviamente si sono trovati di fronte alla concorrenza sleale di riso a basso costo importato dall'estero,
che li ha immediatamente messi fuori mercato e li ha costretti a convertirsi in massa a coltivazioni esotiche di ogni genere destinate all'esportazione, che è esattamente quello che il Fondo Monetario Internazionale impone a sostanzialmente tutto il sud del mondo da decenni e che ha distrutto la capacità dei singoli paesi di sfamare le loro popolazioni. E mentre si rendevano tutti questi paesi totalmente dipendenti dalle importazioni per sfamarsi, in contemporanea si procedeva anche con la finanziarizzazione totale del mercato globale dei beni alimentari essenziali, a partire appunto dal grano, che oggi è totalmente in mano a un manipolo di oligarchi. Il 90% del grano oggi infatti è prodotto in appena 7 paesi e circa l'80% del commercio globale del grano è gestito da appena 4 multinazionali, 3 delle quali sono americane. E i prezzi vengono stabiliti al casinò. Come abbiamo anticipato nella prima parte di questa miniserie sulle conseguenze economiche della guerra, infatti, oggi a rendere totalmente schizofrenico e ipervolatile il prezzo di queste materie prime, ci pensa la speculazione finanziaria, fatta da soggetti che gestiscono una quantità spropositata di quattrini e che invece che comprare e vendere la materia prima, si limitano a scommettere sull'andamento del suo prezzo, solo che smuovono una tale quantità di quattrini che le loro scommesse hanno il potere magico di autoavverarsi. Nel casinò del mercato delle materie prime più importanti, le oligarchie finanziarie sono il banco che vince sempre e affama i popoli. Ed ecco così che quando scoppia la seconda fase della guerra per procura della NATO contro la Russia in Ucraina, il prezzo dei futures sul grano alla borsa di Chicago sale nell'arco di pochi giorni di oltre il 50%, tirandosi dietro anche il prezzo che devono pagare quelli che il grano lo vorrebbero comprare semplicemente per nutrirsi. I prezzi in realtà erano in ascesa già prima del 2022, così come quelli dell'energia e di svariate altre materie prime, ma in un sistema scientificamente reso così fragile per far posto all'oligopolio delle grandi imprese e al margine di profitto speculativo, una guerra del genere non può che fare l'effetto di correre su un pavimento insaponato coperto di bucce di banana. La beffa è che quando poi la corsa speculativa si prende una pausa e i prezzi sulle borse rientrano almeno temporaneamente, nel sud del mondo manco se ne accorgono e i prezzi al consumo spesso non solo non diminuiscono, ma continuano ad aumentare. Ganzo, eh? Risultato, secondo la FAO, abbiamo 122 milioni di affamati in più rispetto al 2019 e potrebbe essere solo un antipasto. Il Medio Oriente che torna ad incendiarsi rischia infatti di far ripartire a breve la speculazione su tutte le materie prime e a questo giro i paesi del sud del mondo sono ancora meno attrezzati che in passato, perché sono indebitati fino al collo e il costo degli interessi che devono pagare su quei debiti è ormai fuori controllo. La corsa al rialzo dei tassi di interesse infatti ha rafforzato il dollaro rispetto alla quasi totalità delle valute dei paesi in via di sviluppo. Questo semplicemente significa che se prima il tuo debito in dollari valeva 100 unità di misura della tua valuta locale, ora magari ne vale 120 o anche 130. Se anche l'interesse che sei costretto a pagare fosse rimasto uguale, basterebbe di per sé a mandare i conti allo scatafascio. Ma qui l'interesse non è rimasto uguale per niente, anche lui è aumentato a dismisura e una volta che l'hai pagato, sempre che tu ci riesca, di quattrini per importare il grano non te ne rimangono più. Ed ecco così che secondo le stesse stime del Fondo Monetario Internazionale, tra i paesi a basso reddito oggi ce ne sarebbero la bellezza di 36 che rischiano di non riuscire a pagare. La buona notizia è che a questo giro potrebbero decidere davvero di non farlo. Da parte dei creditori e dei loro organi di propaganda, infatti, il default viene dipinto come la peggiore delle catastrofi possibili immaginabili. E grazie al c***o non solo rischiano di perderci dei soldi, ma lo spauracchio del default è la migliore minaccia possibile per costringerli un'altra volta a svendere tutto lo svendibile e a far fare affari d'oro alle oligarchie.
ma in realtà non deve andare per forza così. I default nella storia del capitalismo sono un fenomeno piuttosto ricorrente e quando vengono dichiarati, semplicemente, i creditori sono costretti a negoziare per cercare di arraffare l'arraffabile. Ora, intendiamoci, non voglio certo dire che siano in dolore, ci mancherebbe, ma a quel punto però, almeno potenzialmente, la palla passerebbe alla politica. Un paese sovrano, politicamente solido, con una classe dirigente che fa gli interessi del suo popolo e non dei creditori o di qualche parassita di casa, qualche strumento per vendere cara la pelle in realtà ce l'ha. Soprattutto se in giro per il mondo ci sono altri paesi economicamente rilevanti che non si schierano senza se e senza ma a prescindere dalla parte dei creditori e che decidono di non trattarlo come un pari economico dopo che ha dichiarato il default, che è proprio una delle differenze principali rispetto a ormai quasi 40 anni fa, quando con l'inaugurazione della Reaganomics e l'arrivo di Paul Volcker alla Fed e la sua politica economicamente stragista di innalzamento spropositato dei tassi di interesse, i paesi in via di sviluppo erano stati messi letteralmente in ginocchio. Allora, infatti, gli unici ad avere i soldi erano i paesi del nord globale, tutti schierati al fianco della dittatura dei creditori. Oggi però le cose sono un po' cambiate. In particolare, ovviamente, la new entry della scena finanziaria globale rispetto ad allora è la Cina. Nell'ultimo anno la propaganda delle oligarchie ha lanciato una campagna per criminalizzare le titubanze della Cina a partecipare ai piani di ristrutturazione del debito a suon di lacrime e sangue del Fondo Monetario Internazionale. Con eroico sprezzo del pericolo, hanno provato addirittura a rovesciare completamente la frittata e ad accusare la Cina di aver spinto alcuni partner commerciali in una trappola del debito tutta sua. Ovviamente la realtà è esattamente l'opposto. La Cina si rifiuta di partecipare all'omicidio assistito dei paesi indebitati e propone un modello completamente diverso. È il modello basato sul finanziamento delle infrastrutture che sta al centro della Belt and Road Initiative. E che approfondiremo in dettaglio nella terza parte di questa miniserie dedicata alle conseguenze economiche della guerra. Qui basti appunto ricordare che a differenza di 40 anni fa, i paesi che decidono di uscire dalla spirale perversa del debito contratto con le oligarchie del nord globale potrebbero trovare dei partner affidabili, un deterrente potente contro l'utilizzo da parte del Fondo Monetario Internazionale dei suoi strumenti più spregiudicati e che infatti da qualche tempo a questa parte sta spingendo il nord globale ad accennare qualche timida apertura verso una riforma complessiva della governance del fondo e anche della Banca Mondiale che i paesi in via di sviluppo chiedono ormai da decenni. In ballo in particolare c'è la ridefinizione delle quote che ormai appartengono a un'era passata. Gli USA sono di gran lunga la prima potenza del fondo, con il 17,4% di quote. A regola, al secondo posto, se non addirittura al primo, ci dovrebbe essere la Cina, che è la principale economia del pianeta, perlomeno se ragioniamo in termini di parità di potere di acquisto. E invece no, al secondo posto, distaccato eppure di tanto, ci troviamo il Giappone, con il 6,47% delle quote. La Cina arriva soltanto terza, con il 6,4%, poco più di un terzo rispetto agli USA e appena di più di economie in caduta libera come quella tedesca e addirittura quella decotta del Regno Unito. Le quote sono fondamentali perché determinano il potere di voto e ancora più determinanti perché il fondo, per prendere qualsiasi decisione importante, deve mettere assieme l'85% dei consensi. Gli USA da soli, quindi, hanno il potere di bloccare qualsiasi riforma non rispecchi esattamente i suoi interessi egoistici. Insomma, a partire dalla sua governance, il fondo è un altro strumento a disposizione dell'imperialismo finanziario USA. E dopo decenni di rapine e predazioni, ovviamente, avrebbe anche abbondantemente rotto il capo.
per evitare che pian piano tutti se ne scappino a gambe levate e alle condizioni vessatorie del fondo comincino a preferire quelle decisamente più ragionevoli dei cinesi, che sia nell'ambito della Belt and Road oppure no, gli USA allora da qualche tempo fanno finta di dimostrarsi disponibili a ragionare di una qualche riforma. L'occasione perfetta, che tutti aspettavamo in gloria, si è conclusa giusto pochi giorni fa. Nel weekend scorso, infatti, a Marrakech si è tenuta l'assemblea annuale del fondo e in tanti si aspettavano qualche buona notizia. E invece niente. Il summit si è concluso con un nulla di fatto. E quello che mi ha ancora più impressionato è che non se n'è neanche sentito parlare. L'arroganza del Nord globale, sempre più distaccato dalla realtà e autoreferenziale, non rischia solo di far sprofondare nella miseria centinaia di milioni di persone in tutto il pianeta, ma alla fine rischia anche di rivelarsi un gigantesco autogol. È la lobby di fare per accelerare il declino, che continua a condannarci tutti a una fine ignobile. Per contrastarla abbiamo bisogno di un vero e proprio media che invece di fare propaganda per l'1% dia voce al 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Christine Lagarde. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.